Ecco, siamo all'interno dei locali devastati da questa terribile esplosione con l'ingegnere Di Maria, il vicecomandante dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza, puntellato e bonificato la zona, anche se siamo circondati dalle macerie. Sembra veramente come un palazzo colpito da una bomba, sventrato. Qui gli appartamenti sopra non hanno più il pavimento, ingegnere. No, non hanno più pavimento, sono due appartamenti in corrispondenza di questo locale e quest'altro locale. Il locale diciamo in prossimità del muro perimetrale ha ancora il solaio, ma come vedete la volta è completamente dissestata e quindi è pericolante. Quindi un miracolo che non ci fosse nessuno in queste case, perché avremmo contato quasi certamente altre vittime. Qui c'era tra l'altro un muro che è stato spazzato via dall'esplosione, un'esplosione potentissima. Sì, c'era un muro in questa direzione. Proprio dove siamo noi adesso? Dove siamo noi adesso? Il muro è stato completamente divelto dall'esplosione. L'esplosione probabilmente è avvenuta in questa zona dove si ha il massimo dei danni. Ha sfogato dalla parte da dietro e davanti e anche dalla parte superiore, dove vediamo le volte a vela hanno subito proprio uno scossone verso l'alto, una sollecitazione verso l'alto, e come sappiamo le volte sono resistentissime quando sono sollecitate dall'alto verso il basso, ma quando si sollecitano in senso contrario hanno una resistenza molto ridotta. Come vediamo anche lo spessore della volta era abbastanza notevole, per una spessore di un metro questa volta, quello che vediamo di mattoni, sì. Quindi insomma una struttura assolutamente robusta. Sì, diciamo nel punto in cui era collegata al muro di spina del fabbricato era circa un metro, al centro probabilmente era sui 20-30 centimetri, ma la forza dell'esplosione sottostante ha avuto la potenza di scalzare completamente la struttura muraria della volta. Ecco, ingegnere, sono ancora in corso tutti gli accertamenti, ci mancherebbe, c'è un'indagine anche della polizia giudiziaria, chiaramente, della procura, però diciamo tecnicamente è possibile che solo la benzina faccia questo? È un caso molto molto raro se fosse così. Ma è chiaro che dobbiamo ancora verificare se ci sono ulteriori elementi. Noi abbiamo solo ritrovato presenza di una tanica di benzina vuota e odorante di liquido infiammabile, quindi la prima ipotesi, la più probabile, è quella che ci sia stato uno sversamento di benzina con una vaporizzazione di questo liquido infiammabile in aria e che questo sia stato innescato in una concentrazione tale da generare questo... Cioè, i gas della benzina avrebbero saturato tutto questo ambiente esplodendo. Esatto, avrebbero saturato l'ambiente in una concentrazione tale per cui il loro innesco a quella concentrazione ha determinato una deflagrazione così potente da determinare questi danni. Noi la ringraziamo naturalamente per la disponibilità, vedendolo dall'interno sicuramente uno si rende conto, guardate quella lassù in cima, la porta della camera da letto dove avrebbe dovuto stare una signora che per fortuna era in Canada, e quindi vedendolo qui dall'interno ci si rende conto che poteva veramente essere una tragedia di proporzioni ben ben maggiori di quella che è stata, perché i danni sono veramente enormi. Sì, esatto, infatti la signora era in Canada ed è arrivata stamattina, appena ha visto la devastazione si è commossa e ha detto sono stata fortunata. Sicuramente, anche se chiaramente ha perduto praticamente la casa, perché qui non ci sono più pavimenti, i mobili immaginiamo siano sepolti dalle macerie. Guardate il pavimento, lo vediamo lì, quel mosaico è il pavimento dell'appartamento di sopra, quello della signora appunto, che è precipitato qui al suolo. E qui ci sono tutte le macerie, i resti dell'alloggio che sono caduti insieme al mobilio, insieme a tutto quello che c'era al piano di sopra. Abbiamo impiegato anche dell'unità cinofile per fare la ricerca sotto le macerie e fare la verifica che non ci fosse nessuno sotto questo cumulo di macerie. È una verifica doverosa, una procedura nostra, una volta che o in caso di terremoti o in caso di esplosioni come questa. Qui sembra proprio un terremoto. Sì, in effetti vedendo i risultati
dell'esplosione, è come se ci fosse stato un terremoto, è molto analogo a certe situazioni che abbiamo riscontrato all'Aquila o in Emilia recentemente.